Questo è il funzionamento di un microscopio. Questa immagine è tratta dal libro Fondamenti di fisica di Halliday, Resnik e Walker. Questo è lo schema di funzionamento di un microscopio che è composto da due lenti convergenti essenzialmente, un obiettivo e un oculare. L'obiettivo ha una distanza focale F obiettivo e questi sono i due fuochi simmetrici dell'obiettivo. L'oculare anche ha i suoi due fuochi simmetrici e la focale F oculare, F-oc. Questo è l'oggetto da ingrandire, un oggetto microscopico che viene messo sul vetrino oltre il fuoco dell'obiettivo. Prendendo per esempio questi due raggi, quello che passa per il fuoco e quello parallelo all'asse ottico, vediamo che l'immagine dell'oggetto piccolo da ingrandire si forma qua, reale e capovolta. E si fa in modo che questa immagine si formi appena dopo il fuoco dell'oculare. In questo modo l'oculare si comporta da lente di ingrandimento perché l'oggetto da ingrandire si trova a una distanza minore della focale. L'oggetto da ingrandire è l'immagine dell'oggetto vero o immagine prodotta dall'obiettivo. Di conseguenza l'oculare si comporta da lente di ingrandimento che crea una immagine virtuale molto ingrandita e dritta, dritta nel senso che è orientata nello stesso verso dell'oggetto che ingrandiva, il quale a sua volta era l'immagine dell'oggetto vero prodotta dall'obiettivo. Quindi l'occhio della persona che guarda attraverso l'oculare vede l'oggetto da ingrandire, lo vede capovolto in realtà e molto grande. Qui ho rifatto il disegno del microscopio con le due lenti convergenti, l'obiettivo e l'oculare. Questo AB è l'oggetto piccolissimo microscopico da ingrandire che viene posto oltre il fuoco dell'obiettivo. Perciò prendendo i due raggi che abbiamo detto prima, parallela all'asse ottico passante per il fuoco, l'immagine dell'oggetto di ingrandire si forma reale capovolta primo B', oltre, anzi, appena prima del fuoco dell'oculare. Cioè si fa in modo che questa immagine si formi a una distanza dall'oculare appena minore del fuoco della focale dell'oculare. L'immagine a primo B' prodotta dall'obiettivo diventa l'oggetto da ingrandire da parte dell'oculare. Siccome questo oggetto a primo B' si trova a una distanza dall'oculare minore della focale, F oculare, allora l'oculare si comporta da lente di ingrandimento. Infatti, se prendiamo per esempio questi due raggi, questo che passa per il centro dell'oculare e quest'altro parallelo all'asse ottico, che quindi poi passa per l'altro fuoco dell'oculare, questi due raggi vediamo che sono divergenti. Quindi un osservatore posto qua a destra vede questi due raggi divergenti, li prolunga, il cervello li prolunga all'indietro e quindi la persona ha l'impressione che questi due raggi provengano da qua. Questa è l'immagine ingrandita e dritta di questo oggetto a primo B', il quale oggetto però a sua volta era l'immagine reale dell'oggetto vero, AB. In conclusione, la persona che guarda da destra vede l'oggetto AB capovolto e molto ingrandito, quindi vede a secondo B'. Questo è ciò che vede la persona che guarda nell'oculare del microscopio. Quindi il microscopio è un dispositivo ottico che ha ingrandito un oggetto molto piccolo.